lungomare di Castiglione, perché le vacanze, quelle giuste e quelle vere, le si fanno adesso, quando non c'è un'anima, diciamocelo pure, in spiaggia, e quindi va bene così ed è giusto anche fare queste vacanze velocissime. Ma ragazzi, che dirvi? Siamo davanti a un bivio, io ve lo dico in maniera proprio schietta e sincera, siamo davanti a un bivio nel quale noi dobbiamo capire quale strada si vuol prendere. La strada del disfattismo, dove tutto fa schifo, il mercato fa schifo, la squadra fa schifo, l'italiano fa schifo, i giocatori sono scarsi, tutto quello che pare, oppure la strada del rimbocchiamoci velocemente le maniche, vinciamo col Verona e poi vediamo un po' quello che succede. Io sarei oggettivamente per andare sulla seconda, anche perché il disfattismo porta negatività e la negatività porta dietro di sé ancora più negatività. E allora il Verona, che non è una squadra che se la passa benissimo, con molti problemi analoghi ai nostri, quindi un attacco molto sterile e quant'altro, io sinceramente mi permetterei di non andare a fare analisi particolarmente drammatiche per la sfida contro il Verona, ma anzi cercherei di provare a trovare e a cercare il meglio, ecco, di noi. Poi è chiaro che ci sono sempre situazioni in cui possiamo migliorare. Pretina ieri ha fatto schifo per tanti motivi, ha fatto schifo perché non ha in questo momento idee, non ha una lucidità mentale tale che gli può permettere di portare a casa delle vittorie, però ripeto, siamo con un piede e mezzo ai sedicesimi di finale, che io non ci voglio credere la Fiorentina esce dalla Conference, non ci voglio credere, anche se da una parte, ve lo ripeto, l'ho detto ieri, da una parte ci spero, perché per noi in questo momento è nociva la Conference, l'Europa, tutti gli impegni extra campionato sono nocivi. Quindi io sinceramente non so se sperare che si esca oppure si passi a un turno al sedicesimo affrontando le retrocesse dall'Europa League. Questo sinceramente non lo so. Una cosa è certa, dobbiamo cercare secondo me di stare il più uniti possibile a questa squadra, a questo allenatore, perché non ci sono alternative. Cioè, cosa fai adesso? I giocatori non li puoi comprare, l'allenatore cambiarlo è deleterio, quindi qual è la soluzione che voi che ritenete questa squadra totalmente inadatta per il campionato, l'allenatore totalmente inadatto per gli obiettivi che non ci sono, tra l'altro, cioè qual è la soluzione? Non c'è. Allora, compattiamoci, non aspettatevi, come leggo in alcuni commenti, rivoluzioni a gennaio, perché rivoluzioni a gennaio non vi saranno, in quanto la Fiorentina non è assolutamente intenzionata a fare mea culpa mai, figuriamoci di un calciomercato che per me è stato fatto bene, perché ragazzi, io lo ribadisco, i giocatori non mi sono arrivati. Certo, se poi Jovic non la butta dentro a me con le mani e tanti altri giocatori stanno deludendo, Gollini su tutti, però ecco, sulla carta la Fiorentina da avere Cabral e Piontek, avere Cabral e Jovic, secondo me si è rinforzata. È chiaro che poi Piontek, ora mi direte, ma Piontek sta facendo bene e Jovic no, e ha ragione, ma è vero, ricordate il Piontek della Fiorentina di Firenze com'era, quindi cioè, io sto giochino non, a questo giochino non partecipo, quindi io la vedo in questa maniera, cioè non facciamo disfattismo, uniti e sperando che la squadra riesca a uscirne velocemente. Fatemi sapere che ne pensate, ciao.